Ti racconto una storia, quella del ciclista in cui ogni sportivo si identifica. Ti racconto la storia di Costante Girardengo. Il 18 marzo 1893 nasce a Novi Ligure quello che sarebbe diventato il primo campionissimo nella storia del ciclismo italiano. È stato vincitore 2 volte del Giro d'Italia, 6 volte della Milano-Sanremo, 3 volte del Giro di Lombardia, 3 volte del Giro del Piemonte e 5 volte della Milano-Torino, detenendo inoltre il record di vittorie nei campionati italiani su strada con 9 successi totali. Arriviamo alla tappa del Giro d'Italia del 2 giugno 1921, dopo aver vinto 4 tappe è il favorito di questa edizione. Il percorso va da Chieti a Napoli. Bisogna affrontare diverse salite. La prima è quella di Roccapia, che da Sulmona, attraverso l'antica Napoleonica, sbuca sul piano delle 5 miglia. Non è una buona giornata per lui, che accusa dolori ai reni e nella stessa mattinata subisce una caduta, ma Girardengo risale sui pedali e affronta la salita. Non ha idea di cosa lo aspetta, un terremoto di polvere, come lo definì l'amico rivale Belloni. Armato di tanta volontà, arrivò fino al termine della salita e proprio quando il peggio sembrava passato, Costante Girardengo si ferma a bordo strada. Risale poi sulla bici, ma dopo pochi metri scende di nuovo e questa volta segna sullo sterrato una croce, ci sale sopra e annuncia: «Da qui non mi muovo più». Tutto è avvenuto nella salita di Roccapia, che diventa un luogo di pena e sofferenza senza uguali, perché rappresentò il ritiro dal Giro d'Italia sulle montagne del centro Abruzzo. Sì, l'hanno raccontata in diversi modi, mai giusta. Io del 21 nel Giro d'Italia ho vinto le prime 4 tappe, però avevo dei dolori renali terribili e sul piano dei 5 miglia sono aumentati e non ero più in condizione di andare avanti. Allora mi sono messo sul bordo della strada per andarmene a casa. Allora il povero Colombo, l'organizzatore del giro, mi rovina il giro, fa il piacere, vai avanti. Io quando ho visto queste cose ho fatto una croce e ho detto: di qui non mi muovo più. Un gesto importante, quello di un uomo che a un certo punto dice basta con il coraggio di smettere. Un gesto umano dall'enorme significato. In ricordo di quell'episodio è nata l'iniziativa di realizzare una scultura a lui dedicata e denominata l'Uomo Costante a 100 anni esatti, 2 giugno 1921, 2 giugno 2021. L'opera è dello scultore Stefano Faccini sotto la direzione artistica di Alessandro Lucci, mentre il Panathlon di Sulmona del presidente Luigi Lacivita ha curato l'aspetto organizzativo. Sono più di 40 le persone coinvolte tra le varie amministrazioni comunali e le associazioni come la Nova Uni, che valorizza sul territorio nazionale le biciclette d'epoca. Importante inoltre il sostegno della Fondazione Carispac, che ha creduto fortemente a questa iniziativa. La scultura realizzata con la pietra della Maiella viene regalata al comune di Roccapia in occasione del centenario. Un'opera creata d'arte con un mazzo già esistente in una vecchia cava che, dopo essere stato sbozzato da una maestranza molto antica, è stato portato all'Accademia della Bobba di Letto Manopello. In quest'opera Costante Girardengo sta ritto in piedi con a fianco la bicicletta incisa, come se fosse un'incisione antica o un progetto di architettura, inciso su un piano liscio. E attorno a lui ruota questa strada che richiama i tornanti, per poi chiudersi nella parte sovrastante con un elemento pianeggiante, cioè la pietra sarà in orizzontale. Questo è fondamentale, cioè la pietra orizzontale vuole richiamare la piana delle 5 miglia. Girardengo è un monumento nazionale, Girardengo lo conosciamo attraverso le canzoni, attraverso le gesta. Ed è poterne prenderne un pezzettino anche per noi, per il nostro centro Abruzzo, mi sembrava una cosa meravigliosa e ideale. L'idea è venuta da Ugo del Castello, da Fernando Ranalli, da Luigi Lacivita. Siamo, come dire, un'intelligenza collettiva che si è mossa nei confronti di questo momento storico. E il centenario era perfetto per riuscire, come dire, a svegliare le coscienze di tutti quanti. Ecco che l'Abruzzo ha un piccolo pezzettino di Girardengo. È un progetto di territorio, di valori, che il Panathlon ha sposato perché può essere utile per le future generazioni. A distanza di 100 anni valorizziamo un gesto eroico di un atleta che in quel momento scelse prima di essere uomo e poi atleta, ma ciò
non significa che fu una sconfitta, ma fu un successo, perché Girardengo tornò ad essere più forte di prima, e questo è educativo per tutti gli sportivi. Con l'ausilio del videomaker Loreto Valente ripercorriamo il tragitto fino a quando Girardengo decise di smettere. Ed ecco che ci troviamo alla sommità, si scollina e poi si atterra sull'altipiano delle 5 miglia. A noi piace immaginarlo qui, Girardengo, che ha voluto comunque terminare la salita per dimostrare chi fosse, ma poi il campione è tornato uomo. La storia di Costante Girardengo rappresenta un immenso valore anche culturale, perché c'è chi gli ha dedicato una canzone, come il sulmonese Lorenzo Lucci, un piccolo inciso con una videoclip dal titolo Sopra i pedali. E signori, saliamo tutti insieme sopra i pedali. Sole che arde sulla Napoleonica, la Chieti a Napoli a gran velocità. La primavera si diverte con la polvere, sudore e polline e qualche pecora qua e là. Due ruote al limite del fisico. Brutta caduta, questo è un giorno che non va. Pestato e livido in salita, che sembra che si fa più lunga man mano che si sta sopra i pedali. Vai campionissimo dalle Bugatti, gridano pochi chilometri e poi va tutto giù. Galoppano e gregari, sembra che nitriscano. Gruppo selvaggio sbuffa mentre sale su. E attorno giugno si colora dei suoi petali. Ma che calvario è questo, ma chi ce la fa? Mi sogno il letto mio vicino a Novi Ligure, ma stringo i denti e mi ritrovo qua sopra i pedali. Intanto un vecchio sta contando le sue pecore. Un ragazzino biondo chiede che ora è. Un rombo di marmitte scalpita che arrivano. Belloni Aimo, Brunero solo in tre. L'omino è sceso dalla bici come un martire. E sul selciato che ci fa una carrozza su. Grida alla Stucchi il gran rifiuto. Papale, Girardengo non sta più sopra i pedali. Dalle montagne arriva l'eco dei belati. Ondeggia il grano verde al vento, il cielo è blu. Solo nel mare ha abbandonato i suoi ricordi. La carovana nella nuvola laggiù. Finisce un giro nella barraccia di una valle. Costante resta lì seduto ancora un po'. Si perde con lo sguardo, manda un bacio a Napoli. Ma tra due anni ci ritornerò. Ci ritornerò. Ci ritornerò sopra i pedali. Questo è il racconto a 100 anni dal gesto epico del tornare ad essere uomini oltre che campioni. Il punto dove è situato il monumento avrà un enorme significato per la valorizzazione delle nostre montagne, da Pettorano sul Gizio a Roccapia, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro e Pesco Costanzo. Grazie al gesto umano di Girardengo, in questi luoghi ammireremo per sempre le gesta del campionissimo, divenuto ormai un simbolo per le future generazioni, perché Costante Girardengo è uno di noi.